L'8 giugno si celebra la Giornata Mondiale degli Oceani, istituita dall'ONU con lo scopo di far riflettere sulla loro salvaguardia. Quest'anno la ricorrenza arriva a poca distanza dall'approvazione della legge Salva Mare per combattere il fenomeno dell'inquinamento marino delle plastiche. A ispirarla è stato il progetto Arcipelago Pulito di Legambiente Unicop Firenze, che nel 2018, lungo le coste toscane, ha dato la possibilità ai pescatori di raccogliere i rifiuti da mari, laghi e fiumi e di conferirli in appositi spazi predisposti nei porti, senza costi di smaltimento. Un punto di svolta se si pensa che prima chi portava i rifiuti a riva rischiava di essere sanzionato o pagare una tassa, come se li avesse prodotti a bordo, costringendo i pescatori a ributtare in acqua tutta la plastica che veniva pescata accidentalmente. La legge Salvamare si propone di avere un impatto positivo sulla qualità delle acque, stimolando i pescatori a togliere i rifiuti dal mare, evitando anche che vengano ingeriti da animali marini.